Allora, io ho avuto la sfortuna di vedere nascere la Lega, abitavo a Gallarate all'epoca, e ho realizzato una situazione facendo politica lontana da lui, che all'epoca era vicino alla Lombardia. Adesso vedo Grillo. Quando nacque la Lega, non capì le potenzialità che poteva avere. Quando ho visto nascere il Movimento 5 Stelle, perché all'epoca facevano l'informatico su internet, mi sono messo a studiare subito e tra le altre cose infatti condivido molto quello che il collettivo Comunic ha elaborato qui in Borgo Bologna, che è un elemento interessante perché colpisce anche noi per certe cose che abbiamo fatto. Cioè il collettivo Comunic dice il Movimento 5 Stelle è di destra perché la sua narrazione è culturalmente in quanto si dice la casta sono i cattivi, senza la casta la società sarebbe a posto, sarebbe armonica, funzionerebbe tutto bene. Che poi è la narrazione della Lega, che è la narrazione dell'antiberlusconismo. No? Cioè senza Berlusconi si starebbe tutti bene, perché non è vero. Berlusconi è un prodotto di una certa situazione storica. E lo stesso discorso vale per Grillo. Grillo è certamente il prodotto di una certa situazione storica. Io ho visto il video, quello che ha fatto con Stiglitz e altri, ed effettivamente arriva da quel video l'informazione che questa è una crisi sistemica, di ossa forte, pesante. Grillo ovviamente, perché è proprio da Grillo questo video, non è andato avanti da questo punto di vista, ma se non mettendo nel programma per quattro cose di ecologia o cose del genere. Dall'altro lato però nasce per noi invece l'esigenza di dare una risposta, come diceva la compagna Roberta, che parte da una nostra narrazione, dal nostro obiettivo, cioè adesso ci troviamo in una certa situazione, come facciamo a evitare che si vada sempre peggio? Come facciamo a proteggere, perché dovrebbero essere quelli a cui stiamo vicino, cioè la classe popolare, il proletariato, come si diceva una volta, mi piacciono ancora questi nomi. Ho organizzato la politica del 71 ancora. Ecco, quello è tendenzialmente un movimento di destra con cui noi non possiamo avere nessun tipo di rapporto se non al massimo nel cercare di far capire ad alcuni dei nostri compagni che si sono avvicinati a quel movimento qual è il problema. Cioè, quando alcuni compagni prima dicevano non c'è rapporto capitale lavoro, non c'è la lotta di classe all'interno della narrazione che è vero, ma proprio perché si individua il nemico esterno, poi qualcuno mi doveva spiegare questa cazzo di classe che l'ha messa lì, perché io si chiamava io e sempre così, è esterno a noi, se abbattiamo una cassa che va tutto bene. Comunque qua prima diceva che bisogna distinguere fra i militanti e gli elettori, vero? Perché i militanti sono poca roba, sono dei 30, 40, 50 mila che fanno riferimento al blog. Gli elettori perché ha avuto questo successo? Prima perché non è l'essere di sinistra, per cui io comunista posso votare Grillo senza aver problemi, tanto lui non è di destra, me lo dice. Io invece di destra, magari di Casa Pando, che fino a ieri è votato Lega, sono molti i pochi leghisti che sono andati a Grillo, posso votare perché tanto non è di sinistra, no? E io a Parma posso votare perché così evito, che di votare quello odiato, l'odiato partito comunista, perché tanto il PD viene ancora visto come partito comunista in Romagna, e evitare che vada tutto bene. Cioè,
In questa maniera lui dice che il risultato del centro è voluto da una parte e dall'altra, ha dato una narrazione, ha dato soprattutto degli obiettivi semplici da capire e veloci da identificare come fattibili: l'abbattimento della casta, il metodo di cittadinanza, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tutte queste cose possiamo dire anche noi, ma se noi abbiamo una narrazione, un obiettivo finale a cui vogliamo arrivare, facciamo solo dei cimentamenti al limite, o comunque siamo poco credibili. E da loro, forse, ecco, una cosa che potremmo prendere da loro è il concetto di coerenza. Cioè, se noi siamo anticapitalisti in quanto comunisti, ovviamente siamo antineoliberisti, perché il neoliberismo è una fase del capitalismo, da qui si passerà a un'altra fase, sta arrivando, non sappiamo quale sarà. Non possiamo però poi andare al centro a chiedere di fare le elezioni insieme a un partito che accetta il capitalismo, anzi, come dicono alcuni economisti di classe, è social liberista. A quel punto diventiamo incoerenti, cioè, rispetto alla classe, noi siamo incoerenti, giusto? E non riusciamo più a portare avanti la narrazione che stiamo portando avanti. Per cui io dico, rispondendo forse anche a tanti nodi, diamoci un obiettivo strategico, che vuol dire non da qui a 3 anni. Sì, poi il congresso lo facciamo per poco. Se diamo un obiettivo strategico da qui a 30 anni, a 50 anni, e all'interno sviluppiamo la nostra narrazione. Così come ha fatto Guido, anche se ha semplificato di molto la cosa.